Anche il sindacato toscano unito sarà a Roma sabato prossimo per la manifestazione Futuro al Lavoro. C'è stato anche un po' un effetto Landini probabilmente, molte sono le adesioni per sabato. Sì, per quanto ci riguarda sicuramente. I temi che sono alla base della piattaforma vanno ovviamente dal tema degli investimenti in infrastrutture grandi e piccole e su tutta una serie di questioni che riguardano il lavoro, ad esempio a partire dalla riforma della pensione, noi non possiamo pensare che basti per riformare la legge Fornero quota 100, perché voi sapete bene che la quota 100 significa 38 anni di contributi e 62 di età, e però non riguarda ad esempio i lavoratori che hanno 40 anni di contributi e 60 anni di età, quindi anche questo bisognerebbe anche qui cambiare il nome, così come reddito di cittadinanza. Noi abbiamo chiesto la riforma degli ammortizzatori sociali e con il reddito di cittadinanza si fa un provvedimento che da una parte si dà delle risposte alla povertà, cosa buona e giusta mettendoci anche dei soldi, ma si mescola anche i temi del lavoro ovviamente con quel criterio, con quello strumento che prova a dare risposta alla povertà. CAF come sempre sono aperte ai cittadini, quindi noi siamo pronti a accogliere tutti i cittadini che hanno bisogno per tutte le pratiche. In questo momento anche sul reddito di cittadinanza ci stiamo predisponendo, ancora oggi però c'è molta confusione. Non siamo stati assolutamente contattati per quanto riguarda questa finanziaria, non è il primo governo che ci tratta in questo modo, per cui direi che si sta continuando purtroppo una tradizione da un po' di tempo, ma soprattutto noi lamentiamo il fatto che c'è pochissime risorse per il lavoro.